Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 24 febbraio 1919. Trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, niente hai detto della creazione dell'uomo, del capolavoro, della potenza creatrice, dove l'Eterno non a spruzzi, ma a onde, a fiumi gettava il suo amore, la sua bellezza, la sua maestria. E preso da eccesso d'amore, metteva se stesso come centro dell'uomo, ma lui non voleva una degna abitazione. Che fa dunque questa maestà increata? Crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dal fondo del suo amore vi trae un respiro. E col suo alito onnipotente vi fonde la vita, dotando l'uomo di tutte le sue qualità proporzionate a creature, facendolo un piccolo Dio. Sicché tutto ciò che vedi nel creato era un bel nulla a confronto della creazione dell'uomo. Oh, quanti cieli, stelle, soli più belli l'Eterno stendeva nell'anima creata. Quanta varietà di bellezza, quante armonie. Basta dire che mirò l'uomo creato e lo trovò tanto bello da innamorarsi. E geloso di questo suo portento, lui stesso si fece custode e possessore dell'uomo e disse: Tutto ho creato per te, ti do il dominio di tutto, tutto è tuo e tu sarai tutto mio. Tu non tutto potrai comprendere dei mari di amore, delle relazioni intime e dirette, della somiglianza che corre tra creatore e creatura. Ah, figlia del mio cuore, se la creatura conoscesse quanto è bella la sua anima, quante doti divine contiene, e come fra tutte le cose create sorpassa tutto in bellezza, in potenza, in luce, tanto che si può dire è un piccolo Dio ed un piccolo mondo che tutto in sé contiene,
o come lei stessa si stimerebbe di più e non imbratterebbe con la più leggera colpa una bellezza sì rara, un prodigio così portentoso della potenza creatrice. Ma la creatura, quasi cieca nel conoscere se stessa, molto più cieca nel conoscere il suo creatore, si va imbrattando fra mille sozzure da sfigurare l'opera del creatore, tanto che stentatamente si riconosce. Pensa tu stessa qual è il nostro dolore. Perciò vieni nel mio volere ed insieme con me vieni a sostituirti per i nostri fratelli innanzi al trono dell'Eterno, per tutti gli atti che dovrebbero fare per averli creati come un prodigio d'amore della sua onnipotenza, eppure così ingrati. In un istante ci siamo trovati innanzi a questa maestà suprema ed a nome di tutti abbiamo espresso il nostro amore, il ringraziamento, l'adorazione per averci creato con tanto eccesso d'amore e dotato di tante belle qualità. 27 febbraio 1919. Continuando il mio solito stato, il benedetto Gesù nel venire quasi sempre mi chiama nel suo volere a riparare o a sostituire gli atti delle creature in modo divino. Ora nel venire mi ha detto: figlia mia, che puzza esala dalla terra. Non trovo nessun punto per me, dalla puzza sono costretto come a fuggire dalla terra. Tu però vuoi farmi un po' di aria odorifera che faccia per me, sai come? Col fare ciò che fai nella mia volontà, come farai i tuoi atti, mi formerai un'aria divina ed io verrò a respirarla e troverò un punto della terra per me. Siccome la mia volontà circola dovunque, così l'aria che mi farai me la sentirò dappertutto e mi spezzerà l'aria cattiva che la terra mi manda. Poco dopo, ritornando di nuovo, ed ha soggiunto: figlia mia, quante tenebre, sono tante che sembra la terra coperta di un manto nero, tanto che le creature non vedono più, sono rimaste cieche o non hanno luce per vedere, e io non voglio l'aria divina per me, ma anche, ed io non solo voglio l'aria divina per me, ma anche la luce. Perciò i tuoi atti siano continui nel mio volere, perché non solo farai l'aria per il tuo Gesù, ma anche la luce, sarà il mio riflettore, il mio riverbero, il riflesso del mio amore e della mia stessa luce. Anzi, ti dico che come farai i tuoi atti nel mio volere, erigerai i tabernacoli, non solo, ma come andrai formando i pensieri, i desideri, le parole, le riparazioni, gli atti di amore, tante ostie si sprigioneranno da te, perché consacrate dalla mia volontà. Oh, che libero sfoga ora il mio amore, avrò libero campo in tutto, non più in ceppo. Quanti tabernacoli voglio ne avrò, le ostie saranno innumerevoli, ad ogni istante ci comunicheremo insieme ed anch'io griderò: libertà, libertà, venite tutti nella mia volontà e godrete la vera libertà. Fuori della mia volontà quanti inceppi non trova l'anima, ma nella mia volontà è libera, io la lascio libera ad amarmi come vuole, anzi le dico: lascia le tue spoglie umane, prendi il divino. Io non sono avaro e geloso dei miei beni, voglio che tu ti prenda tutto. Amami immensamente. Prendi tutto il mio amore, fallo tuo. Il mio potere, la mia bellezza, falla tua. Quanto più prendi, tanto più è contento il tuo Gesù. La terra mi forma pochi tabernacoli. Le ostie sono quasi numerate, e poi i sacrilegi, le differenze che mi fanno. Oh, come offeso ed inceppato il mio amore. Invece nella mia volontà niente inceppo, non c'è l'ombra dell'offesa, e la creatura mi dà amore, riparazioni divine e corrispondenza completa, e mi sostituisce insieme con me a tutti i mali dell'umana famiglia. Sii attenta e non ti spostare dal punto dove ti chiamo e ti voglio. Bene, questi due brani stanno tra loro veramente in un contrasto stridente, oserei dire. Insomma, il primo ci immerge nella bellezza ineffabile e anche per noi incomprensibile dell'anima creata, dell'uomo, creato di immagine e somiglianza di Dio, di cui Dio è innamorato e geloso, a cui Dio dona tutto, e poi proprio l'orrore, ecco, si potrebbe dire, della puzza e delle tenebre, ecco, esalanti e sgorganti
dalla terra. Proprio un contrasto immane, ecco, tra ciò che Dio ha fatto dell'uomo, ciò che Dio ha pensato dell'uomo, ciò che Dio ha donato all'uomo, ciò che Dio avrebbe voluto per l'uomo e ciò che purtroppo abbiamo combinato noi. Quindi contemplare questi spettacoli, ecco, è abbastanza, come dire, desolante per certi aspetti, anche se poi abbiamo la consolazione perché anche il secondo brano chiude in bellezza e mostra come la vita nella Divina Volontà, come dire, sia una soluzione definitiva. E straordinaria sia per il riverbero, per l'effetto stupendo, qui ne cita uno Gesù, ma è assai importante la vera libertà, la libertà che si respira nel divino volere, e poi, come dire, la riparazione che si può offrire a Gesù. Siamo appena entrati nel mese del Sacro Cuore, per cui un impegno particolare dovrebbe esserci in questo mese, in questi atti, adesso poi lo vedremo. E anche proprio quel meraviglioso, diciamo così, effetto, grazie alla sostituzione che avviene negli atti compiuti nel Divino Volere con tutti i disastri che continuamente generano gli atti di volontà umana, di poter realizzare un piccolo sogno. Quindi c'è puzza e Gesù, ecco, volgendosi a noi, può respirare aria buona. Questo è quello che veramente dice. C'è tenebra, ecco, può vedere dei piccoli soli. Quindi certamente non vede più lo spettacolo che abbiamo contemplato e che adesso riprenderemo nella descrizione del primo brano di oggi, però insomma di fronte alle tenebre del mondo, di fronte al fetore del mondo, ecco, guardate che fetore e tenebre sono due delle dei connotati, a detta insomma della Sacra Scrittura e della tradizione, dell'inferno. Quindi la terra purtroppo per tanti aspetti somiglia all'inferno, purtroppo, in vari aspetti. Bene, andiamo con ordine, adesso andare un pochino più a fondo, dopo aver focalizzato questa prima considerazione che deve essere un po' interiorizzata da noi, noi proprio dobbiamo sentire queste risonanze interiori, no? Questo luce tenebra luce, quindi la contemplazione del capolavoro della creazione, la constatazione di quanto siamo caduti in basso, la possibilità di tirarci fuori, ecco, da questa logica perversa, demoniaca, di tornare a vivere e di essere causa strumentale, ecco, tra virgolette, di vita per tutti e soprattutto di consolazione per Gesù. Questa è proprio una, seguire un pochino le onde del nostro cuore, no? Ecco, in questa triplice immagine, splendore, disastro, speranza, no? Bene, la creazione dell'uomo. L'uomo è dotato di tutte una serie di bellissime qualità proporzionate a che creatura, che ne fanno un piccolo Dio, cioè noi siamo immagine e somiglianza di Dio. È vero che Dio è trascendente, però non dobbiamo immaginarselo in maniera troppo strana, cioè nessuno si può immaginare l'Altissimo, però ecco, nell'uomo creato in quanto tale, e qui insomma guardando poi la donna perfetta che è Maria Santissima, o l'umanità perfetta che è quella di Gesù, si può contemplare bene. C'è un piccolo Dio. E
l'uomo perfetto, la donna perfetta, perfettissimi anzi entrambi, sono bellissimi, Dio ne è innamorato, Dio è geloso e Dio è pronto a dare tutto, il dominio di tutto, in forza di questa bellezza. Ora questo ci fa chiaramente indirettamente comprendere, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, questo qui, ecco. Anche se poi vedremo l'importanza degli atti, no? Per far rivedere questo splendore, certamente, noi immaginiamo se noi facessimo gli atti nella divina volontà e poi avessimo delle giornate bruttarelle, insomma, no? Cioè, diventiamo noi stessi causa di puzze e di tenebre con i nostri comportamenti. Quindi non dimentichiamo mai, ecco, che la vita nella divina volontà esige, ecco, stare quasi per dire, presuppone una grande scelta per la santità. Santità che significa perfezione nelle virtù. Anzi, perfezione, perfezione, cioè, quindi avendo come modelli Gesù e Maria, quindi perfezione che diventa, non si può dire perfezionissima, ma perfettissimo di uno, perfettissima di un uomo, di una donna, si può dire, questa deve essere la nostra tensione. Quindi nella divina volontà, come dire, il cammino, il travaglio anche, no, che comporta la santificazione, trova nuova linfa, nuova forza, nuovo vigore, nuovo splendore, anche perché si comprende meglio tante piccole sfaccettature, tanti piccoli aspetti, si entra nella profondità delle nostre intenzioni, dei nostri desideri, dei nostri pensieri, delle nostre grandi e piccole scelte, in una profonda serena accettazione di quello che Dio ci mette dinanzi, ecco. E quando quello che ci mette dinanzi è provante, probante e doloroso, non è tanto facile pronunciare tanti fiat, no? Quindi questo aspetto deve comunque rimanere. Io ho sempre un po' di timore, sano timore, per me anzitutto, e anche per i figlioli, insomma, le figliole che sono attratte da questo mondo e desiderano entrarvi, che si ingeneri una sorta di illusione spirituale o di guerismo spirituale, per cui tante volte sono tornato su questo, no? Ma perché lo temo anzitutto per me, che uno si pensa che basta che recita l'atto preventivo, ecco, e abbiamo finito. Un po' come quando uno fa la consacrazione totus tuus, che tutta l'attenzione è concentrata, ecco, su quello che è sulla recita dell'atto di consacrazione, sulla catenella. Per carità, queste sono cose fondamentali, d'accordo? Però poi c'è l'impegno interiore. C'è il di fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria, per Maria, in Maria, la consacrazione totus tuus. Ecco. E qui c'è non soltanto fare gli atti, quindi, che è già un po' più difficile rifare poi gli atti nel corso della giornata, quindi fare le fusioni, fare i giri, fare gli atti attuali piuttosto che il semplice atto preventivo, no? Ma anche fare la volontà di Dio, quindi bisogna sempre ricordare il binomio, fare la divina volontà e vivere in essa, che ricorre come un ritornello, fare la divina volontà e vivere in essa, fare la divina volontà e vivere in essa. Ecco, ricordando che fare la divina volontà non è ancora vivere in essa, non ci rende ancora divini, non ci fa operare da Dio. Ecco, però rimane sempre il presupposto necessario. D'accordo? Quindi l'attenzione che noi dobbiamo fare, no? Tutti gli aspetti della vita cristiana, tutte le virtù, il contrasto che dobbiamo avere a tutti i vizi, per esempio, no? Cioè, non basta per vivere nella divina volontà che io, non so, sto al riparo dal vizio capitale della lussuria, per carità, insomma, senza un controllo sostanziale di questo, che è anche una base di una reale santità, non si parla di vita nella divina volontà, no? Però la gola, per esempio, la gola è proprio l'ambito dove si fanno, come dire, per antonomasia, una montagna di piccoli peccati veniali. Ma basta chiedersi semplicemente, no? Ecco. Noi diciamo a Gesù: Gesù, vieni a mangiare in me, e dobbiamo mettere i nostri ti amo in tutto quello che mangiamo, no? Per carità, perché il mangiare, però
la cosa fondamentale qual è la temperanza, il digiuno. Provo ad andare a fare un esempio proprio, ecco, perché a volte poi gli esempi rimangono, no? Io posso mangiarmi, che ne so, 30 grammi di ottima pasta, 30 grammi di un buonissimo, che ne so, arrosto, 30 grammi di una, che ne so, di una verdura fatta benissima e 50 grammi di frutta, per dire, no? Adesso queste sono proporzioni esagerate che neanche le diete peggiori le fanno. Quindi, che significa? Significa che santifico il mangiare ricevendo ti amo di Dio nelle cose buone, però santifico anche me stesso, nel senso che non mi mangio 300 grammi di pasta, 200 grammi di... d'accordo, che dopo divento obeso, perché questo nella divina volontà non è un problema marginale, estetico, dice vabbè, ma che me ne importa, insomma, no, se metto 10 kg di più, se metto 3 kg di più, che ci fa? Cioè, non è mica la fine del mondo, no, non è la fine del mondo, però chiediamoci, perché queste sono le classiche, Gesù e Maria avevano 10 kg di più, come mangiavano loro, no? Nella divina volontà certamente, ma come mangiavano? Quindi è uno stile che poi piano piano la nostra coscienza ci avverte, a condizione che non la tacitiamo dietro quelle che io chiamo, insomma, le false illusioni. Questo non dobbiamo, possiamo farlo, d'accordo? Perché è possibile e ci fa anche molto comodo, perché camminare verso la perfezione è, come dire, è bello, però comporta una vita con qualche sacrificio, insomma, non è, cioè Gesù l'ha detto nel Vangelo: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti ci proveranno ma non ci riusciranno, no? Ecco, quindi non pensiamo mai, ecco, che la divina volontà sia la porta larga, insomma, no? Ecco, mai, ecco, mi raccomando, perché Gesù stesso dice che se la creatura conoscesse quanto è bella la sua anima, non imbratterebbe con la più leggera colpa una bellezza così rara, un prodigio così portentoso della potenza creatrice. Quindi questa attenzione ci deve stare. Non è che con la scusa dice, ma tanto qui ormai fare la divina volontà è una cosa che appartiene al passato, le virtù sono cose superate, adesso bisogna fare gli atti. Insomma, lei stessa si stimerebbe di più e non imbratterebbe con la più leggera colpa una bellezza sì rara. Quando noi facciamo una colpa anche veniale, piccolissima, tipo appunto un piccolo peccato di gola, noi imbrattiamo la nostra anima, la rendiamo più brutta. Cioè questo spettacolo che Dio ha creato, e che ha creato perché anzitutto lui se lo contemplasse, d'accordo? Perché è roba sua. Noi siamo degli assassini perché gli facciamo, capite? Cioè, immaginiamo che, cioè, ho detto tante volte, no? Ho sempre fatto tante volte, un'opera d'arte deturpata, oppure se uno fosse possibile, uno ha fatto un bellissimo film, che è un capolavoro, è un intruso, insomma, che è capace, insomma, di intervenire sugli strumenti di elaborazione oggi delle immagini, che ne so, rovina le scene, ci mette le sottoscrittacce sotto, oppure, che ne so, sfascia il montaggio, non lo so, no? Inventiamoci qualcosa. Ma insomma, no? Tutta la fatica che hanno fatto per fare un film bellissimo viene poi distrutta dal lato di... Ma questo è quello che succede quando noi facciamo qualche cosa che esce dalla divina volontà, come la colpa anche leggera. Ecco perché perfezione, perfezione, perfezione. Questo non perché ci si debba sentire, perché poi noi tendiamo alla perfezione, ma guai a chi si sentesse perfetto, insomma, no? Ecco perché quando mano a mano si imparano le tante cose che dovevano viversi, insomma, uno sprofonda sempre più, senza depressioni chiaramente, ma in maniera santa, nell'abisso del proprio nulla, e pur provandoci e provandoci e provandoci seriamente in continuazione, ecco, è sempre umilissimo dinanzi a Dio, perché sa che siamo veramente dei nulla, che se qualcosa di buono la combiniamo, se qualche passo lo facciamo è perché lui ci aiuta, ecco, non certamente per le nostre miserie. Questa puzza e queste tenebre che salono dalla terra, cosa sono? Sono una montagna dei peccati mortali, peccati di tutti quanti i tipi, che l'uomo interrottamente compie. D'accordo? Allora, qui certamente, allora, capiamo perché Gesù dice di fare gli atti, no? Cioè, se sul pianeta Terra, supponiamo che sono 7 miliardi di persone, e 1000 persone, perché credo la proporzione sia questa, che
tendono sinceramente alla santità, comunque, cioè, capito, cioè, chi sono questi? Niente, perché 1000 su 7 miliardi, adesso non sono bravo a fare i conti, andiamo a vedere che percentuale, ma sarà lo 0,0 qualcosa per cento, no? Quindi è zero, d'accordo? Ecco, però se queste 1000 persone fanno gli atti nel divin volere, allora questo è un altro discorso. Perché altro che 7 miliardi, lo moltiplicano enormemente più di questo, insomma, no? E quindi fanno del bene non soltanto quella piccola santità, questa è proprio, come dire, discriminante, no? Cioè, la santità basata solo sull'esecuzione della divina volontà con l'aiuto della grazia è una santità limitata, perché è di una persona, imperfetta, perché per quanto possa fare tante cose fatte bene, l'imperfezione è proprio strutturale, d'accordo? Per cui è difficile agire con perfezione piena, fare un pensiero perfettissimo, fare un'azione perfettissima come le facevano Gesù e Maria. Molto difficile, perché la perfezione assoluta richiede il concorso di tutto ciò che costituisce un atto, quindi il pensiero, il desiderio, l'intenzione, la volontà, l'esecuzione, l'azione compiuta, il modo, il tempo, cioè tante cose, che è difficile per un uomo riuscire a fare centro su tutte. E in ogni caso, anche se ci riuscisse, sarebbe comunque uno su una enormità di atti contrari, di vite contrarie, di puzza e tenebre comunque esalante, no? Cioè, se io sto in un, come dire, in un ambiente enorme, d'accordo, con una tenebra profondissima e accendo un cerino, ma quel cerino non si vede, d'accordo? Sì e no, che forse mi fa vedere a me che l'ho acceso a 50 centimetri, ma nemmeno di distanza, no? Non vedo neanche dagli occhi al pavimento, soltanto con un cerino acceso in un mare di tenebre. Se in un mare di tenebre si accende un sole, le immagini che fa Gesù di chi vive nella divina volontà, le tenebre vengono squarciate. C'è niente da fare, perché il sole le squarcia le tenebre. Ma è il sole squarcia le tenebre, non un cerino. E questo è il motivo per cui dobbiamo unire i nostri atti al divino volere. E Gesù qui fa un'altra immagine, no? Erigerai tabernacolo. Che cos'è il tabernacolo? Il tabernacolo contiene Gesù. E cosa c'è dentro il tabernacolo? Miliardi e miliardi di ostie. Miliardi e miliardi di ostie. Ecco, e questi atti sono, innanzitutto producono un ambiente tale che può contenere Gesù, d'accordo? In noi e anche fuori di noi, d'accordo? Perché quando facciamo un atto per me e per tutti, quel mio atto, anche se poi gli effetti che produce nell'anima, come sappiamo, sono proporzionati alle disposizioni dell'anima altrui, perché non ci sono automatismi, né Dio fa nessuna sorta di violenza, quindi fanno quel bene limitato al soggetto che è concretamente possibile in base alle disposizioni di quel soggetto, ma nei confronti di Gesù fanno un bene immenso, perché Gesù vede realmente moltiplicato quell'atto nell'anima di quella persona come se l'avesse fatta quella persona. Ecco, una parola poi infine sulla libertà. Gesù lo spiega nel Vangelo chiarissimamente: la libertà che noi viviamo è la libertà dal peccato, numero uno. Questa è la cosa più bella. E quindi la libertà dalla schiavitù del demonio, insomma, nel senso che il demonio sì può continuare un pochino a tormentarci entro certi limiti, ma nei limiti soltanto in cui il Signore glielo permette. Se viviamo nella divina volontà possiamo essere certissimi. È vero che c'è sempre una permissione divina, ma in ogni operazione diabolica, quando si cerca la divina volontà, questo dobbiamo considerarlo ancora con maggiore forza, perché il diavolo non entra dove c'è la divina volontà, e se fa qualche effetto, qualche sortita, generalmente da lontano, quindi buttando bombe, bombardamenti, ma senza poter ovviamente entrare in quel cuore, Dio lo sta permettendo per raffinarci un pochino di più, per santificarci un pochino di più, per farci crescere nella perfezione o cose di questo genere. Quindi non dobbiamo temere, ma la grandissima libertà è libertà dall'opinione del prossimo, dal giudizio del prossimo, libertà da noi stessi, d'accordo? Dalle nostre passioni,
dai nostri desideri, dai nostri voleri, perché si vive completamente abbandonati, d'accordo? È bellissimo. Libertà da ogni forma di tentate manipolazioni da parte che ci possono venire dall'esterno, da preoccupazioni, da turbamenti, da tutto. Ecco, si sperimenta questa cosa, ecco, perché abbandonati nella divina volontà, accada quello che accada poi, insomma, cioè come un bimbo in braccio a sua madre, dice un bellissimo salmo, no? Io ci provo in tutto e per tutto a tendere alla perfezione e a vivere nel divin volere, Signore mio, uno gli dice, come posso e come riesco? Più di questo non ci arrivo, ma non posso credere che tu non ti prenda cura di me, che abbandoni chi cerca di vivere nel tuo volere in balia di chissà che desio o di chissà che cosa. Quindi tu mi proteggerai, mi difenderai dal male e io campo tranquillo e libero anche da quelle più brutte cose che sono tutte quante le preoccupazioni di noi stessi, le angosce, le ansie, le aspettative. Non abbiamo parlato tante volte, stavo in quella difficoltà. E ancora non mi ha fatto manco una telefonata, e allora uno comincia a rimuginare, e poi se lo incontra glielo dice, e poi se glielo dici ti offendi, quindi qualcuno si offende, e poi cominciano a litigare, insomma, a stare in malanimo l'uno con l'altro. Queste non sono cose che entrano in questo mondo. Queste sono piccinerie umane, le chiamavano già così i santi. E quello che c'era, come dice San Paolo, le cose di prima sono passate, l'uomo vecchio è morto. E nella Divina Volontà questo diventa veramente una splendida e bellissima realtà. Bene, anche oggi una bellissima meditazione, o Santa Vergine Maria. Noi desideriamo essere luce e aria salutare per Gesù e vivere in quel bene preziosissimo che è la libertà dei figli di Dio, che raggiunge, diciamo, punte sublimi, ecco, la libertà dei figli del divin volere. Siano lontane da noi, ecco, tutte quante le puzze, le tenebre, della colpa anche più leggera, e possiamo avere anche la grazia, ecco, di offrire a Gesù, anche per quanto riguarda la nostra povera persona, ecco, uno spettacolo almeno il meno indegno possibile, che se non riuscissimo, insomma, a raggiungere la perfezione che dovremmo, che il nostro Signore si accontenti almeno della nostra sincera e buona volontà, del nostro sincero sforzo, perché poi purtroppo sappiamo che non dipende da noi, solo da noi, ecco, noi la possiamo mettere tutta, ecco, abbiamo bisogno della tua intercessione e della grazia del Signore che ci aiuti, ecco, a fare la divina volontà e a vivere in essa. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.